Qui vediamo questo businessman che sta suonando un po' di musica che piace alle pecore. Lui per stare qui ha dovuto pagare le tasse e deve per forza fare quello che vuole la pecora, cioè cantare canzoni divertenti, eccetera, così la pecora è contenta, eccetera, eccetera. E ho trovato un drogato qua, tutto eccitato. Però è un drogato di quelli accettati, diciamo. Dai una spallata all'influenza. Puttana! Non ci sono rischi per l'uomo. Ah, meno male. C'è bisogno della collaborazione di tutti per contenere l'infezione, caso. Norme di comportamento all'interno della zona a rischio. Cosa non fare? Non dare da mangiare ai cinghiali. Non abbandonare i rifiuti, eccetera, eccetera. Ma c'era bisogno che me lo dicevano loro, che mi potevo avvicinare ai cinghiali. Insomma, a parte che è tutta una minchiata, perché non c'è un cazzo. Disinfetta le scarpe quando esci da uno dei parchi all'interno della zona a rischio. Quindi adesso siamo in una zona a rischio, ragazzi. Andiamo, andiamo, vogliamo rischiare, caso. Allora, parlando di sporco, qui c'è uno squalo che, porca puttana, la plastica, che usi, c'è scritto, una volta torture gli oceani per sempre. Allora, questo qua è arte commissionata dal comune. L'importante è che non dica niente alle pecore, colori, così, senza senso. E questo qua può scrivere le sue minchiate qua. Andiamo in cazzate, così, senza senso. Spruzza una roba chimica nell'aria. E questa pecora prende soldi per fare minchiate così, senza senso. E noi paghiamo, il comune ha ordinato questo. La pace per le pecore. Allora, perché noi non faremo mai un cazzo, ragazzi? Perché io ho un appuntamento qua con una certa persona della chat. Questa persona della chat non si è presentata. Io mi trovo puntuale all'ora che ho detto. Non fare lo stronzo, mi dice la qui presente. Questo dice tutto. Comunque, ciao alla persona, io sono stato qua a mezzogiorno, tu non ci sei stato, alla piramide, piramide. Può darsi che ci stupisce, adesso che andiamo si presenta, però uno scherzo. insomma. Metallica. Con questo qua si acchiappano i fantasmi. E con questo qua si acchiappano i gettoni. Le pecore buttano i soldi qua. E qui abbiamo Kirk Hammett, un artista vero sprecato nelle spiagge di Ostia. Guarda, lo chiedo a Google. No, è enorme. Ecco, uscito. No, è uscito, dove sta? Eccolo. Mamma mia, no. Ai ai ai, stai. Io devo documentare questa tortura. Quale sarebbe il modello, amore? Ah, questo qua? Che bello! Quale? Potresti dirmi, amore, qual è? Quello lì blu. Questo qui blu? Però non mi dispiace neanche. Ci sono commesse mascherate. Ti piacciono allora? Quelli blu? O ti piacciono di più con le rosse o tu sai che questo video andrà pubblicato, sì? No. Oggi sono particolarmente sexy e sono venuto in un posto speciale. Di mia spontanea volontà, eh.
Cosa hai deciso, amore? Cioè, però ai piedi secondo me stanno meglio quali? Quelle bianche e blu. Ah, sì? Piuttosto che... mi piace sempre quella col velcro, capito? Perché c'è anche senza. No, quella con questa. Quella con, importantissimo. Vediamo. Allora, o questa o quella lì. Ah, questo effetto così che strappi. Smorto. O questa, sì. Però vedi qua non c'è il blu. Invece in quella lì sotto c'è il blu. C'è il blu, è una differenza poi, essenziale. Cosa dici di provarla? Cosa diciamo? Ci sta chiedendo una persona questa? Che vuole stare in foresta. Allora, questa o quella? Questa o quella? A me me lo chiedo. Fermiamoci qua che è meglio. Ma che cazzo stiamo parlando? La pecora qua dicono che questo qua è un... Guarda che me lo dice Google. Che è un topo. Nonno, ma di roba! Le pecore conoscono solo i topi e dicono questo è un topo grosso, ecco, c'è un'altra pecora che dice ogni due secondi madre di Dio topo grandissimo ma guarda che roba, mamma mia, ma che mamma mia, è una marmotta o comunque un altro, ma c'è la coda così lunga? Sì, ma è un altro tipo di stile marmotta, ma non dire. C'ha un nome strano questo. Le marmotte stanno in montagna. Ma l'estate è buona, che dico che è una marmotta. No, metti in orizzontale prima di tutto, pecora.